Ciao a tutti! Oggi prepareremo la pitta gianduja. Il tempo di preparazione della ricetta è di 3 ore circa. Gli ingredienti sono farina di tipo manitoba, farina di semola, lievito, zucchero, acqua, sale, olio evo, acciughe, gianduja, caciocavallo, provolina. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua. Il lievito e lo zucchero ed azionare il bimby per 2 minuti 37 gradi velocità 3. Lasciare riposare nel boccale per 10 minuti. Trascorso il tempo, aggiungere la farina, la semola, il sale e l'olio ed azionare il bimby in modalità spiga per 4 minuti. L'impasto è pronto, trasferire in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e lasciare lievitare in forno spento con luce accesa per almeno 2 ore. Trascorso il tempo, l'impasto è ben lievitato, trasferire su un piano di lavoro infarinato e dividere in 2 parti formando 2 panetti. Stendere con il mattarello formando una sfoglia sottile. Trasferire su una teglia rivestita con carta da forno. Farcire con la gianduja. E livellare i filetti di acciughe. E il caciocavallo o la provola. Stendere l'altro disco e posizionarlo sopra. Abbiamo chiuso bene i bordi, adesso spennellare la superficie con olio. Spolverizzare con il sale grosso. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 30 minuti circa. La pitta è cotta, lasciare intiepidire prima di servire. Pitta gianduja. Grazie e alla prossima ricetta.